è una maglietta rinfrescante. Ma non è brutta! Eccoci. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Non voglio rubare troppo tempo perché i protagonisti sono coloro che hanno amministrato e che amministreranno. Poi in democrazia è bello perché scelgono i cittadini, però io mi ricordo quando venimmo l'ultima volta qua, erano momenti drammatici, vi siete rialzati, ci siamo rialzati, ieri ero in provincia di Bergamo a inaugurare la sede della Lega Caravaggio e devo dire che nessuno ha aspettato che piovesse qualcosa dall'alto e la Lombardia ha dimostrato a tutta Italia, a tutto il mondo, di che pasta sono fatti i suoi cittadini, le sue donne, i suoi uomini. Quindi grazie a voi per essere qua, perché avete veramente in questi mesi dimostrato di essere più forti di tutto e di tutti, anche perché c'è stato un sindaco che ha preso per mano la sua comunità. Quindi fateglielo forte l'applauso, perché non era facile lavorare a distanza, al telefono, chiusi in casa. Ha fatto la differenza in quel momento e farà la differenza nei prossimi 5 anni, anche perché molto banalmente, stamattina ero con gli imprenditori di Cernobbio, i famosi fondi europei non è che pioveranno su Codogno o su Lodi per caso, avranno bisogno di sindaci svegli che fanno progetti concreti e veloci, perché siccome non c'è tutto per tutti, ci sono i famosi fondi, ci sono per fare asili nido, scuole materne, palestre, abbattere le barriere architettoniche, sistemare le case popolari, però non partono da Roma, hanno bisogno di sindaci che si mettono al lavoro con la loro squadra e fanno dei progetti per poi spendere quei soldi. Quindi avere un sindaco in gamba fa la differenza rispetto a non averlo, perché chi perde il treno poi non lo riprende più. Non la faccio lunga perché è una domenica pomeriggio, c'è una marea di gente, ho fatto un pochino più tardi e scusatemele perché ero con i residenti della periferia sud di Milano, non so se vi ricordate domenica scorsa le immagini di quel grattacielo di 18 piani che è bruciato nell'arco di pochi minuti. Io ho incontrato quelle mamme e quei papà, perché pensate come cambiano le cose da comune a comune, da sindaco a sindaco. Ci sono 80 persone, fra cui 17 bambini, che dopo l'incendio di domenica scorsa stanno in albergo e si pagano loro l'albergo. Quindi non mi sembra normale. Ho ritenuto mio dovere passare da quelle mamme e da quei papà per dirgli ci siamo, la Lega c'è, non è possibile che siate voi a pagarvi l'albergo perché il vostro palazzo è andato in fiamme. Quei bimbi che devono tornare a scuola settimana prossima e hanno perso in quelle fiamme i loro libri, i loro fumetti, le loro tute, le loro scarpe, e quindi le istituzioni devono dimostrarci di essere, il minimo da fare per quelle persone è che sia qualcun altro a pagare la trasferta, a pagare l'albergo, perché se ne avrebbero fatte volentieri a meno. Quindi ho dedicato qualche minuto in più a quelle famiglie perché ritenevo assolutamente giusto farlo. Dopo Codogno sarò a Pizzighettone, dopo a Bologna. Abbiamo un'idea d'Italia fondata sul lavoro. Questa mattina appunto ero a Cernobbio ed ero insieme a Letta e Conte. Ovviamente ognuno passa la domenica mattina come meglio crede. No, abbiamo proprio due idee diverse. C'era Letta che parlava con i giornalisti di Jussoli, di DL Zan, legge elettorale, a sinistra pensano ancora alla tassa patrimoniale, alla tassa di successione. Probabilmente si alzano la mattina e godono a dire tasse, la prima cosa che gli viene in mente, mentre invece secondo me a Codogno, come a Milano, come a Reggio Calabria, come a Torino, la priorità non sono Ius Soli, tasse e DDL Zan, la priorità sono il lavoro. E quando parlo di lavoro non parlo di reddito di cittadinanza o di elemosina, parlo di lavoro. Lavoro.
scuola, e abbiamo fatto un documento comune con tutti i governatori della Lega. I lombardi stanno rispondendo in maniera generosa, rispettosa, come sempre. Entro settembre ci sarà più dell'80% della popolazione che avrà scelto di vaccinarsi. Io sono vaccinato, ma questo non mi dà il diritto di imporre la mia scelta a qualcun altro, e la cosa certa è che alla riapertura delle scuole tutti i bambini e tutti i ragazzi devono rientrare in classe, nessuno escluso. Non può esserci neanche un bambino o neanche uno studente o neanche un ragazzo che rimane fuori dalla classe. Non è pensabile, non è accettabile, non è immaginabile. E quindi scuola, salute, lavoro, comuni, bellezza, se non li scegliete perché sono bravi, sceglieteli perché sono belli. Loro, no, lui mica troppo, no, era quello, se fossero per te i parrucchieri fallirebbero, no, lascia stare, però dai, un sorriso sia permesso, anche perché stamattina quando ho finito di parlare io a Cernobbio arrivava la Lamorgese a dire che sull'immigrazione sta facendo il massimo, amico di fortuna, perché se non stesse facendo il massimo sarebbero sbarcati anche gli alieni, visto che ne sono arrivati 40.000 nell'estate del Covid. E io ricordo a quelli che chiedono controlli per gli italiani, multe, divieti, restrizioni, blocchi, zone rosse e il Green Pass per andare a vedere il caffè al bar che c'è qua di fronte, che in Africa il numero di vaccinati è 2 su 100. Quindi fate voi i vostri calcoli, dei problemi non solo economici e culturali, ma anche sociali e sanitari di questa immigrazione di massa. Dopo il Covid noi abbiamo milioni di italiani in difficoltà, abbiamo migliaia di persone che stanno rischiando il posto di lavoro. Quando noi diciamo prima gli italiani, questo significa i soldi dei comuni, delle regioni e dei governi vanno dati agli italiani in difficoltà, ai genitori separati, ai ragazzi disabili, agli anziani. Ecco, non possiamo mantenere tutto il mondo, non possiamo, anche perché poi quando andiamo per 20 anni in un paese come l'Afghanistan, poi dalla sera alla mattina gli americani decidono non hanno più voglia di stare là e scappano, e poi col cerino in mano chi ci rimane? E quindi facendo un regalo agli estremisti islamici che stanno festeggiando in mezzo mondo, che peraltro abbiamo anche in Italia, abbiamo anche a Lodi e dintorni, non c'è bisogno di andare a Kabul per trovare quelli che conciano le donne come dei frigoriferi con il tappeto dalla testa ai piedi. E io mi stupisco che a sinistra ci sia qualcuno che dice dobbiamo dialogare con i talebani. Io con chi chiude le donne in casa e le tratta come bestie non dialogo, anche se me lo chiede Gesù Bambino. Sarà un mio limite, però. E questo soprattutto per rispetto dei milioni di immigrati regolari che sono presenti in Italia, che possono credere nel Dio che vogliono, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola, che rispettano la nostra storia, la nostra cultura, che rispettano San Biagio, che rispettano il nostro modo di essere, perché chi mi dà rispetto da me ottiene rispetto. Chi viene qua e fa il prepotente può tornare a casa sua il primo balcone disponibile, perché non è... rispetto chiede rispetto, molto semplicemente. Poi uno può credere in Dio, in Maometto, in Buddha, o non credere in nessuno. Io sono per la libertà, libertà religiosa, libertà di cura, libertà educativa, libertà di impresa, libertà. Quindi buona fortuna, c'è una campagna elettorale di un mese, però a Codogno io penso che non ci sarà tanto da andare a spiegare, parlano i fatti, parlano i sacrifici, parlano l'impegno di questi 5 anni. Magari dedicherò qualche attenzione in più a comuni un pochino più complicati. Ripeto, stasera ad esempio sarò a Bologna, oggi ero a Milano, votano 1200 comuni, e quindi vediamo di portare un po' di speranza, un po', anche perché sono due visioni del mondo diverse, entrambi rispettabili in democrazia, però a sinistra c'è lo Stato che decide per tutto, su tutto, lo Stato ti entra in casa, in negozio, in camera da letto, a scuola. Qual è il problema del DDL Zan? Perché questa settimana torna in amoco il DDL Zan.
in Senato. Il mio problema non è la scelta sessuale di ciascuno, ognuno può essere, a me non interessa se sotto sto capannone o là in piazza o chi ha la bicicletta, se è eterosessuale, se è omosessuale, se è gay, se è lesbica, se è trans, non mi interessa niente. Ognuno della sua vita privata fa quello che vuole, ognuno bacia chi vuole, va a cena con chi vuole e ama chi vuole, non spetta a me giudicare. In quel DDL, nel DDL Zan, però quello che non accetto è che certe idee sui banchi di scuola di bambini di 6 anni io non ce le porto, perché i bambini di 6 anni sono la mamma e il papà che danno un'educazione, non l'associazione di chi è da là. Molto, molto semplice, quindi in bocca al lupo, buona vita, buona fortuna, e chiudo con una parola che costa poco, perché le parole, i sorrisi, il sorriso, il buongiorno, la stretta di mano, la pacca, stretta di mano, non ne posso più del pugnetto, il gomito, stretta di mano, tanto siamo qua, siamo tamponati, controllati, e anche il grazie costa poco. E lo ripeto perché ci ho pensato io quest'estate, ho fatto qualche giorno di vacanza con mia figlia in montagna, me la portavo dietro in bicicletta, ovviamente bicicletta elettrica perché sennò io non l'ho ancora adesso, non pretendo di essere sportivo, non ho mai fatto sport, e ricordo che Andreotti diceva che aveva assistito al funerale di tanti suoi amici che facevano tanto sport dalla mattina alla sera, quindi io invidio chi fa sport. Ero a cena ieri sera con uno che mi ha detto, un amico peraltro di 51 anni, e mi fa, io tutte le mattine mi alzo alle 5:30 per andare a correre. Mazzo. Non so, chi l'è? Tu ti alzi la mattina per andare a correre? A che ora? A che ora? Vieni qua. Che problema hai? Hai steso mezza mattina e il barco. Io sono per la democrazia, io sono per la libertà, eh. Io se mi alzo alle 6:30 è per motivi, però dopo 2 minuti torno a letto, faccio la corsa è nel bilocale, però ognuno impegna il suo tempo, per carità, come vuole. Stavo dicendo, bici elettrica, e vabbè, e in montagna si usa salutare quelli che incontri, in montagna, sul sentiero, ma anche per la città, buongiorno, 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 un sorriso. Come va, come non va, buona fortuna, anche se non li conosci, no? E mia figlia, che da milanese, da bimba milanese, non è abituata, perché a Milano ovviamente non saluti neanche il vicino di casa quando sali in ascensore, e mi fa, ma papà, ma perché saluti tutti quelli che incontri e ti salutano? E perché costa, cosa costa? Vi invito a questa riflessione, prima che voi torniate a casa, torniate in ufficio, torniate a studiare, perché vedo tanti ragazzi che si fanno come mio figlio, arrivano gli ultimi 3 giorni per fare 3 mesi di compiti delle vacanze che non hanno fatto, ma d'altronde siamo stati tutti ragazzi, detto, perché il fatto di essere qua è già una fortuna, siamo qua, siamo in buona salute, abbiamo mediamente amici, mogli, mariti, figli, ogni tanto ci dimentichiamo della fortuna che il buon Dio, per chi crede, ci dà di essere qua, di trovarci a Codogno, di trovarci al mare, di trovarci in montagna, quindi un buongiorno a qualcuno che non conosci costa poco e ti cambia la giornata. Un sorriso, una pacca sulla spalla, un incoraggiamento, un signora come va? Quindi il cambiamento della società passa anche da noi, passa dalla politica, dall'economia, dal lavoro, dalla scuola, dai sindaci, però dipende anche da ciascuno di noi. Se ciascuno di noi si alza incazzato, il mondo va in un certo modo. Se ci alziamo con una disposizione d'animo che vede ogni giorno che abbiamo la fortuna di vivere come un regalo in più, ecco, se diamo un po' della nostra fortuna a chi ci sta di fianco, anche e soprattutto se non lo conosciamo, Codogno sarà un po' più bella, Milano sarà un po' più bella, l'Italia sarà un po' più bella. Grazie, buona vita, buon voto, viva Codogno, viva la Lega, e grazie a tutti voi per l'affetto. Matteo, io...